In una vetrina della sala del vescovo custodiamo alcune saliere delle collezioni Coronini. Dovete sapere che a partire dal Medioevo e per tutta l'epoca rinascimentale, la saliera era un contenitore di grandi dimensioni, spesso a forma di pisside o di nave, che veniva collocato sulla tavola in una posizione d'onore, accanto ai sovrani, ai principi o ai grandi feudatari, a rappresentarne il potere e l'autorità. Come ad esempio la saliera monumentale che Benvenuto Cellini realizzò per Francesco I di Francia tra il 1540 e il 1543. Dopo la fine del Cinquecento, la saliera monumentale perse il suo ruolo dominante sulla tavola, mentre rimasero in uso contenitori più ridotti e semplici, detti salini, destinati ai singoli commensali. Nelle collezioni Coronini è presente anche una particolare saliera a forma di trono, ispirata alle antiche saliere russe in legno che venivano appese vicino alla soglia di casa con un pezzo di pane sul coperchio. Secondo un preciso rituale, l'ospite doveva intingere nel sale al suo arrivo. L'iscrizione in cirillico sul coperchio della nostra saliera dice infatti: senza sale e senza pane, il pasto non è completo.